Bentrovati anche alla pagina dello sport, in apertura il calcio, la Lucchese che è stata sconfitta in maniera pesante dal Novara al Porta Elisa. Una vittoria per un aggancio e due sorpassi, Lucchese-Novara è gara delicatissima anche se siamo solo alla seconda di ritorno e la strada per la salvezza è ancora lunga. Novara rabberciato in crisi ma da non sottovalutare, Lopez ritrova Meucci in mezzo al campo e come promessa la vigilia cambia, dentro De Vito e Zennaro, 3 partite in 7 giorni, si chiama turnover, ci sarà spazio per tutti. Dopo la pioggia spunta il sole sul Porta Elisa, Lucchese in rosso-nero, Novara in bianco, un minuto di silenzio per onorare la memoria di Luciano Lopez, papà del tecnico rosso-nero. Il Novara va subito in vantaggio, siamo al quarto, Lanini va via e dal limite scocca un tiro deviato da De Vito. La partita si complica subito per i rossoneri, ancora una volta sotto e che accusano il colpo. Cambio forzato al 13, Dumanci esce per infortunio e entra Damoli, ma al 20° gli ospiti raddoppiano con Panico, rinvio sbilenco della difesa rossonera, ne approfitta il numero 11 del Novara che uccella Viggeri a fil di palo, 0-2 e notte fonda. Novara padrone del campo, al 31° la Lucchese affonda. Pacchetto arretrato, imbarazzante, Rossetti fila via battendo in uscita il povero Viggeri, 0-3, Banchieri, Novara di rimessa e quasi allo scadere potrebbe segnare 4-0 con Malotti, ma Viggeri salva, si va alla riposo a Mutoliti e sullo 0-3, in avvio di ripresa dentro Bianchi e Sbrissa per Nannelli e Zennaro, 3-4-1-2 con Bianchi quasi da trequartista, ma la Lucchese fatica e non punge, dopo una vita si rivede Michel Cruciani al posto di Marcheggiani, alla fine conta l'equilibrio, che però non c'è, e infatti al 24 Cisco slalomeggia come il tomba dei tempi belli e mette in mezzo per Lanini che ben appostato non ha problemi a segnare per la doppietta personale, sprofondo rossonero, desolante. La partita non ha più storia, anzi non ne ha mai avuta. Panati all'incedere del 90° sollecita Lanni con un bel diagonale. Pensate al primo tiro in porta della Lucchese. Al 90° rimpallo a centrocampo, il pallone schizza nella zona di Bianchi. Scavalca Lanni per il classico punto della bandiera. 7ª rete stagionale per l'attaccante di scuola genovana. Finisce 4-1 per il Novara che risorge al Porta Elisa. La Lucchese vista oggi rischia invece un vero e proprio calvario e mercoledì si torna in campo all'Olimpico di Grosseto. Andiamo a vedere il quadro completo dei risultati in Serie C, girone A, 21ª giornata. Olbia Alessandria 1-2, Albino Leffe Pergolettese 1-0, Lecco Livorno 1-0. Piacenza Pontedera 0-2, Provercelli Pro Patria 0-0, Carrarese Prosesto 0-1, Renate Grosseto 2-1, Juventus B Giana Erminio 3-2, Lucchese Novara 1-4, Pistoiese Como 1-0. In testa in classifica il Renate con 45 punti, seguita dal Como a quota 43. Poi Alessandria 37 punti, Provercelli 36, Juventus B e Lecco 33, Propatria 32, Pontedera 31, Carrarese 30, Prosesto e Albilonefe 29 punti, Grosseto 28, Pistoiese 25, Pergolettese, Olbia e Novara 22 punti, Giana Erminio 19 punti, Piacenza 18, Livorno 17 e Lucchese all'ultimo posto con 16 punti. Passiamo alla Serie B e alla sconfitta interna del Ghiviborgo con il Fiorenzuola. Nell'anticipo della 14ª giornata della Serie D al buon riposo di Seravezza, sabato di fronte la seconda della classe, il Fiorenzuola, e la penultima, il Ghiviborgo. Alla vigilia Lavezzini perde Brunozzi, come quota gioca a Pazzaglia. I biancorossi arrivano dal pareggio per 1-1 sul campo della San Maurese. I rossoneri di Tabbiani sono reduci dal 2-1 sul Real Forte. Inizio di gara molto equilibrato, con la classica fase di studio. All'ottavo, rete annullata e padrone di casa per una evidente posizione di fuorigioco. Poco alla volta il Fiorenzuola assume l'iniziativa col Ghivi che ha in Elia Chianese il suo faro. La gara è tatticamente bloccata. Al 28° occasione per gli ospiti, Michelotto rientra e calcia bene, ma Pagnini è bravo a respingere. Poi Colantonio si avventa sulla palla e calcia a colpo sicuro, ma il portiere dice ancora di no.
Il Diviborgo prova a replicare a un interlocutore che si conferma forte. Felleca è ispirato e il primo tempo si chiude con una punizione di Bruschi. Pagnini si distende sulla sinistra e respinge. Si va al riposo sullo 0-0. Una lunghissima fase di studio prosegue anche in avvio di ripresa. Diviborgo ha un soffio dal vantaggio al 55 con Felleca che salta avversari come Birilli ma conclude di poco al lato della porta difesa da Battaiola grazie alla deviazione di Cavalli. Ora la squadra di Lavezzini osa di più, ma al 70° l'episodio chiave della partita. Su cross dalla destra un difensore entra in scivolata e calcia, ma la palla colpisce la mano per l'arbitro Muccignato. È rigore. Dal discreto Bruschi non concede scampo e spiazza Pagnini per il vantaggio del Fiorenzuola. 14ª rete stagionale per l'attaccante emiliano. Generoso finale del Givi che colleziona angoli. L'ultimo tentativo è emblematico dell'andamento della gara. Finisce con la vittoria del Fiorenzuola che approfitta del pareggio 2-2 dell'Aglianese a Lentigione e si porta a 2 soli punti dalla vetta. Ancora una prova apprezzabile del Givi Borgo che però incamera un'altra sconfitta e rimane mestamente al penultimo posto. Givi Borgo ha giocato nell'anticipo di sabato. Vediamo i risultati invece, il quadro completo del girone D. Ci sono le squadre versiliesi. Real Forte ha pareggiato 0-0 in casa con il Corticella, pareggio ma esterno anche per il Seravezza, 1-1 con il Sasso Marconi. Vediamo anche gli altri risultati: Correggese San Maurese 3-1, Chiviborgo Fiorenzuola 0-1, abbiamo visto il servizio, Lentigione Aglianese 2-2, Mezzolara Forlì è il posticipo, Prato Bagnolese 2-1, Pro Livorno Marignanese 2-2, Rimini Progresso 1-0. La classifica: Aglianese in testa con 31 punti, poi Fiorenzuola 29, Pro Livorno e Correggese 26, Prato e Lentigione 25 punti, Rimini e Mezzolara 22, Progresso 29 punti. Poi Bagnolese a quota 18, Real Forte Querceta 17 punti, Forlì 16, San Maurese e Seravezza 12 punti, Marignanese 11, Sasso Marconi 9, Givi Borgo 7 e Corticella chiude la classifica con 6 punti. Passiamo adesso all'hockey, ai campionati di hockey. L'hockey Forte ha raggiunto 2-2 nel finale sulla pista di Montebello. In serie A2 il CGC Viareggio vince 10-2 contro il Matera e Camaiore supera 4-3 l'SPV Viareggio nel derby Roy Lepore. Come l'andata finisce in parità 2-2, primo tempo 0-0 tra Hockey Forte dei Marmi e Montebello nel campionato di Serie 1 di hockey su pista, e forse più che all'andata i versiliesi recriminano per le tante occasioni da rete non sfruttate, soprattutto per merito del portiere locale Edi Nicoletti. Vicentini al completo, mentre Orlandi deve fare a meno dell'infortunato Rubio. Primo tempo condotto nel gioco dalla formazione del Forte dei Marmi che pressa molto e costringe il Montebello a difendersi davanti a Edi Nicoletti più volte decisivo. 0-0 la prima frazione di gioco. Nella ripresa Pavia sblocca per i locali, ma Cajas prima pareggia al 13-24 e poi sorpassa il Montebello al 13-52. Sembrava che il Forte dei Marmi potesse, seppur a fatica, portarsi a casa 3 punti importanti per proseguire la rincorsa all'Odi, ancora capolista, che giocherà nel posticipo mercoledì con il Trissino. E invece a 40 secondi dalla conclusione della partita la difesa Forte Marmina si dimentica dell'intramontabile Tataranni che realizza la rete del 2-2, gelando ovviamente l'entourage rossoblù. Per quanto riguarda il campionato di Serie A2, prosegue la corsa ovviamente del Centro Giovani Calciatori Viareggio che ha superato per 10-2 l'Hockey in Matera con 4 reti di Muglia e doppiette di Ojeda e Lombardi e gol di Puccinelli e De Inite. Una formazione questa di Mariotti che continua la sua strada sicuramente molto molto positiva. Il derby tra Camaiore e SPV Viareggio va alla rotellistica con il punteggio di 4-3 di misura, ma i ragazzi di Cupisti hanno tenuto testa agli avversari.
Chiudiamo con due notizie. La prima è di tennis. Jasmine Paolini ha superato il primo turno del torneo di Melbourne in Australia, battendo la canadese Rebecca Marino in due set con il punteggio di 7-6, 7-5 al tie-break e 6-3. Nel secondo turno la tennista lucchese sfiderà la cinese Wang Qiang. Subito sconfitte invece le altre due azzurre partecipanti al torneo, Sara Errani e Martina Trevisan. E nel ciclo cross Francesca Baroni chiedeva una risposta ai campionati mondiali di Ostenda. La risposta è arrivata e sicuramente positiva, perché la campionessa di Bozzano ha conquistato un entusiasmante quinto posto nella prova riservata alle Under 23, ricordiamo, campionati mondiali. È tutto anche per lo sport, adesso di nuovo la pubblicità, poi la terza e ultima parte del TG Noi.